Domani il Teramo in casa contro la Fermana, lunedì ore 21 il Pescara a Cesena. Per entrambe scontri diretti da non fallire, obiettivi naturalmente differenti, soprattutto le pressioni. Al Manuzzi, al cospetto della vice capolista del girone, i biancazzurri non possono sbagliare, in realtà il refrain delle ultime settimane. Nulla di nuovo, il primo posto dista 8 lunghezze, l'11 di Auteri non ha ancora acquisito il passo da grande. In trasferta le cose vanno sicuramente molto meglio. Squadra imbattuta, 3 pareggi e 2 vittorie, l'ultima però quasi 50 giorni fa, lo scorso 19 settembre a Pontedera col Montevarchi. Sarà 4-3-3, in difesa assai probabile l'impiego di Veroli al fianco di Drudi. A metà campo Rizzo, Pompetti e Memuscia, davanti Galano e De Marchi a supporto di Ferrari. Giornata di vigilia invece per il Teramo, che domani alle 14.30 ospiterà la Fermana. Classifica alla mano, si tratta di uno scontro diretto. Biancorossi quartultimi, reduci da 2 pesanti KO, 7 gol al passivo, ma rivitalizzati dal meritato successo in Coppa col Pescara. Ai quarti il Sud Tirol di Javorcic, capolista del girone A. Sempre corposa la lista degli indisponibili: Soprano, Trasciani, Rossetti, Kerematenga e Cucurullo. Tra i convocati Buà, che sembra aver smaltito l'infortunio alla caviglia, pienamente recuperato Capitan Arrigoni. Al centro dell'attacco assai verosimile l'utilizzo di Birli Gea in luogo di Bernardotto, che almeno inizialmente potrebbe partire dalla panchina. Fermana rigenerata dalla cura a Riolfo, 7 punti nelle ultime 3 partite. In classifica 1 in più dei biancorossi. Subentrato a Domizzi, l'ex allenatore della Vis Pesaro ha dato in breve tempo alla sua squadra una precisa identità. Organizzazione, pochi fronzoli, molta sostanza e qualche individualità, come Oscar Pannitteri, davvero interessante. Il tecnico del Teramo, Federico Guidi. Ha fatto 7 punti nelle ultime 3 partite, questa testimonianza che ora la squadra è, tra virgolette, partita. Ha giocatori estremamente pericolosi nell'uno contro uno sugli attaccanti esterni, sta facendo benissimo Pannitteri. È una partita difficile ed è chiaro che noi dobbiamo proseguire sulla prestazione che abbiamo fatto con il Pescara. Noi siamo pericolosi e solidi se giochiamo d'insieme. Nel momento in cui anche uno solo la pensa diversamente, rischiamo di far saltare tutti i nostri meccanismi e la nostra solidità. Quindi quello che deve accadere è quello intanto di riuscire ad approcciare con l'entusiasmo che la partita di Pescara ci deve aver trasmesso.